Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in questo video per continuare la mia rubrica sui futuri talenti in Argentina. Oggi è il turno di un grandissimo giocatore. Non ci spostiamo ancora dall'Argentina, ma ci spostiamo da un millimetro, perché dall'Argentina siamo partiti con la Granata ovviamente e oggi rimarremo sempre lì in Argentina perché, ragazzi, in Argentina, nel campionato argentino, in prima divisione, c'è un attaccante che ha dell'incredibile, è un italo-argentino. E sto parlando, ragazzi, del nuovo prescelto da Roberto Mancini nelle partite per le qualificazioni di Euro 2024. Ragazzi, sto parlando del nuovo attaccante Matteo Retegui. Allora, Matteo Retegui è stato scelto tra gli attaccanti scelti da Mancini, quindi il CT ha voluto puntare tutto su di lui. E perché, ragazzi, vi starete chiedendo perché chi è Matteo Retegui? Allora, Matteo Retegui nasce a San Fernando nel 1999 e cresce nelle giovanili del Boca Juniors e nel 2019 passa in prestito alle Estudiantes. Noi stiamo dicendo di dirvi che nel Boca Junior debutterà contro debutterà contro il Portanoves e vincerà Portanoves e vince 1-0. Ma poi il giovane verrà mandato in prestito alle Estudiantes, dove Estudiantes segna la sua prima rete e dopo il prestito dagli studenti torna alla base, ma non tornerà alla base, intendo il Boca Juniors, per giocare, ma poi sarà un altro filo di prestito e andrà al Talares in lingua argentina, ma il Talares non sarà molto fortunato la sua avventura perché ovviamente. Ma sarà un pochettino fortunato perché Natalia riesce a battere gli suoi accennati Estudiantes in Coppa Argentina, ma di ritorno a Natalia nel 2020 il giovane passerà in prestito al Tigre, l'altra sponda dell'Argentina. Ma nel Tigre sarà una delle sue esperienze fortunate perché adesso è uno dei migliori giocatori della prima divisione del campionato argentino. E quindi mi starete chiedendo perché Matteo Retegui è italo-argentino, è italo-argentino per via della cittadinanza del suo nonno materno. Il suo nonno materno vive a Canigatti, una piccola, diciamo, città desuestituata in Agrigento, nel rione di Agrigento, quindi il nonno materno è italiano, ma la sua famiglia è di origine argentina, quindi anche loro dovrebbero essere un po' origini italiane. È stata una sorpresa per quanto riguarda la convocazione nazionale, perché non se l'aspettava manco lo stesso Mancini. Infatti lo stesso Mancini ha tenuto una dichiarazione a DAZN dicendo che ha parlato soprattutto del grandissimo proscenio della partita che si andrà a giocare al Maradona contro l'Inghilterra. Ha parlato un po' del Napoli, non interessa, ma ha parlato un po' anche di Matteo Retegui, un grandissimo giocatore, e punterà su di lui per le due sfide che saranno molto importanti. Allora, il suo valore, vi lascio anche qui il suo valore di mercato su Transfermarkt, ma sicuramente per me è un giocatore che vale molto, un giovane ragazzo che per me vale 3 milioni, un campionato argentino e che da sempre ha scovato migliori talenti anche dalla Serie A, Premier League, tutti i campionati del mondo. Per farvi un esempio, sto parlando del Toro Lautaro Martinez, che per farvi un esempio giocava nel Racing Club e l'Inter lo prese dal Racing Club e adesso è diventato il giocatore che tutti è diventato esploso, grandissimo. Per farvi un esempio, perché non lo potrebbe diventare Matteo Retegui? Il suo agente infatti puntano
a un pasto più grande, e infatti già la convocazione nazionale italiana è già stato qualcosa veramente eccezionale. E perché, ragazzi, questo ragazzo non è stato scelto anche dalle gerarchie di Scaloni? Ovviamente, ragazzi, non lo so, ma potrei provare a dire una teoria su quanto riguarda la mancata convocazione nella selezione argentina. Nella selezione argentina ovviamente poteva essere anche un'ottima convocazione, perché l'allenatore Scaloni punta molto sui ragazzi. L'abbiamo visto durante i mondiali in Qatar, che si sono tenuti l'anno scorso, dove ha trionfato la vittoria dell'Argentina, ma l'Argentina ha tantissimi attaccanti, per farvi un esempio, Lautaro Martinez. Il toro Lautaro Martinez, di Leo Messi, stiamo parlando di Julian Alvarez, grandissima scoperta dell'Argentina, e anche per quanto riguarda il Manchester City. E uno come Mateo Retegui, non, questo spazio non lo poteva mai dare, ma una possibilità c'era. Quindi Scaloni vuole puntare sicuramente sui suoi per il momento pupilli, Julian Alvarez, per il momento Leo Messi, per il momento tutti i suoi, il ciurito, sì, abbiamo visto che la mancata convocazione di Matteo Retegui. Infatti, Scaloni ha scelto il ciurito Simeone, in grandissima scelta per dire, un giocatore grande come il ciurito Simeone, che si è meritato con grande gioia la convocazione nella selezione argentina, dopo aver mancato la convocazione invece per i mondiali. Quindi, ragazzi, è stata un'ottima scelta che il ragazzo ha scelto. La nostra nazionale vuole provare a prendersi un ruolo importante nell'attacco. Infatti, sempre parlando in ottica nazionale, Mancini ha detto anche che in attacco l'Italia non sta messa molto bene. Infatti, il mancato infortunio di Raspadori, che ha avuto durante gli ultimi match di campionato, e Belotti, che si è infortunato ma poco utilizzato da Mourinho, Immobile ormai finito, ormai un'età che veramente ha superato il suo limite, ma Immobile non è più da nazionale, quindi anche per infortunio. E anche di Scamacca, che in Premier League non sta trovando molto le gerarchie che si pensava, ma la Premier League è tutta un'altra cosa, ma non voglio dilungarmi troppo. E quindi la scelta sul CT, su Matteo Retegui, un grandissimo attaccante, giovane, che potrebbe fare la differenza. Non l'ho mai visto giocare, ma qui vi potrei vedere un po' alcune sue scene in cui gioca. Non ho ancora visto molto, è uno sconosciuto che anche per me, ma vedendo alcune partite potremo cercare di capire un po' com'è. E studiandolo meglio, per me può essere un ottimo attaccante, aiutare molto il CT Scalo, i CT. È un ragazzo molto molto promettente. Il ragazzo ha 23 anni e ho visto i suoi gol, sue prestazioni. È un grandissimo giocatore che lavora molto bravo nei contrasti, infatti lui nel recupero palla, infatti serve un giocatore così. Infatti ho visto anche nei colpi di testa non è male, e ho visto ovviamente nelle sue ultime partite di fa in campionato, in prima divisione, come i compagni passano a palla, lui cerca di testa, però di testa non è proprio, ci diciamo, è il suo forte, ma non proprio, ma anche me diciamo è il suo forte, sì, di proprio. Molto bravo di testa, molto preciso, infatti anche nei passaggi li riesce sempre a ricevere la palla. Infatti quando c'è un calcio di punizione, lui si fa sempre preparare, lui si fa sempre preparare pronto, infatti in mezzo all'area, e segna, prova a dare la sua. Un grandissimo giocatore, un attaccante ben disegnato, ben preciso nei tiri. Infatti noi italiani abbiamo avuto, diciamo, attaccanti come ottica nazionale non proprio tanto bravi in questo periodo nazionale, uno come Belotti, Immobile, che non so che dire, che il suo loro l'hanno dato, ma e tutto sarà nelle mani di Retegui, uno dei tantissimi ragazzi che ovviamente la gente si chiederà chi è questo e perché cosa ci fa in nazionale, ma io l'ho visto bene come gioca il ragazzo, è perfetto,
è ben coordinato e per me non ci, anche se sarà difficile perché, per esempio, l'Inghilterra, se vogliamo mettere a confronto la partita che ci saranno in nazionale tra l'Inghilterra e le squadre di prima divisione, quindi per lui all'inizio non sarà facile, perché sarà una questione di ambientamento, perché se vogliamo, come ho detto prima, se mettiamo a confronto la nazionale e il campionato argentino sono due cose diverse, perché nella nazionale già si riesce a vedere giocatori di alto livello che sono ben abituati a un gioco molto più duro. Il campionato argentino è uno dei giochi abbastanza, diciamo, come il campionato, se vogliamo dire tutto in breve, è come il campionato olandese e il campionato brasiliano e tutti i vari campionati sudamericani, anche per i francesi, che lì la difesa è ben non è molto lavorata e lì i giocatori puntano all'attacco e i difensori non sono molto attenti e lì nell'ordine nazionali sono attacco e difesa sono cose importanti, ma la difesa è molto dura, quindi il ragazzo non sarà abituato a giocare a ritmi così elevati, quindi Mancini avrà la responsabilità, secondo me, di farlo abituare a giocare a livelli alti. Infatti si parla di un interessamento in Serie A da parte del Milan, che il Milan ovviamente, dicendola in breve, vuole i giovani nel suo attacco, quindi lui, il ragazzo, ha una clausola presente nel contratto, che in realtà il ragazzo appartiene al Boca Juniors, quindi è in prestito al Tigre, e quindi questa clausola scadrà l'anno prossimo nel 2024, e quando sarà scaduta la clausola ci sarà faranno avanti una fila di squadre che sicuramente vorranno provare a prendere il giocatore, e sicuramente tra interessati sarà anche il Milan che proverà a prendere le mani di dare su questo ragazzo che per me ha talento grandissimo, come ve l'ho descritto bene, ha una sua capacità di tiro a distanza anche, non sono fatto male, ha anche bellissime capacità questo attaccante che secondo me alla nazionale servono. Ma ve l'ho detto, io ho fatto questo confronto, quindi non voglio dire nulla, quindi è un grandissimo ragazzo, quindi adesso il campionato ovviamente argentino è cominciato da poco, quindi lui sicuramente avremo modo di capire esattamente entro il 23 marzo, quando usciranno gli elencati ufficiali della nazionale italiana, e scopriremo chi saranno i convocati, tutti i convocati di Roberto Mancini, compreso Matteo Retegui. E voi ragazzi, questo che dire? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate di questo attaccante? Mancini ci dovrà puntare? Sarà uno scarto come tutti gli altri? Oppure sarà il futuro della nazionale italiana? Chi lo saprà? Quindi ragazzi, scusatemi, colpo di tosse. Quindi ragazzi, che devo dire? Da illusere è tutto. Spero che vi sia stato chiaro, che vi abbia raccontato un po' la storia di Matteo Retegui, che pare un ragazzo che ha cominciato dalle giovanili del Boca Juniors, nato in Argentina, fino ad arrivare all'ottica nazionale di Roberto Mancini, a sorpresa. Da questo ragazzo, a partire dall'ottica giovanili del Boca Juniors, fino agli occhi discreti del CT Mancini. Fatemelo sapere con un bel commento, quindi un po' il pollice in su, iscrivetevi al canale, fatemi sapere che parlare nel prossimo episodio di storia di futuri campioni. Quindi ragazzi, qua sotto ovviamente vi manderò anche le statistiche per il ragazzo, per farvi dei gol ovviamente fatti in campionato e ovviamente fatti in Coppa Argentina, quindi ma su tutto.